diverso da un forum, è diverso da un telegram, lo spazio dove ci sta principalmente chi usa Arduino per insegnare, che ha comunque delle necessità diverse da quelle di chi usa Arduino per qualsiasi cosa sulla casa propria, per cui è possibile prendere materiale in altre lingue e tradurlo nella propria lingua, e è possibile contribuire diversi tipi di materiali e discutere all'interno tra professori e costruire per esempio dei programmi di studio, per cui l'idea è che a un certo punto cominceranno ad apparire dei programmi di studio fatti per fare diversi corsi basati su Arduino, composti da assemblando diversi tutorial. Per cui se io organizzando un workshop, un corso, qualcosa, trovo già delle tracce che posso seguire per fare il corso. Perché alla fine comunque abbiamo notato che ci sono nella scuola parte persone bravissime che si inventano tutto loro e altre che invece preferiscono sentire delle cose già sperimentate da qualcun altro. In questo modo è un modo per condividere con altri cose sperimentate. Per cui, poi più che altro non è ritardo se qualcuno è interessato, se non io penso che sono le persone che sono interessate all'insegnamento, insomma poi personalmente questo qui, questo sito in questo momento è in alfa, cioè lanciato, sono pochi utilizzatori che lo stanno provando, sicuramente a 100.000 cose che vanno sistemate, ma nel frattempo è partita da fuori da 100.000 cose che hanno. La cosa interessante è che la prima volta che ho parlato di questo sito era la Maker Faire di California 3 settimane fa e 2 ore dopo quelli di Instructables hanno detto che avrebbero regalato una membership pro a chiunque fosse un professore, perché voglio dire che è stato interessante. Io ti lancio un sito gratis dove puoi fare quello che ti pare e subito questi qua hanno capito che forse avrebbe impattato in qualche maniera sul loro, si conosceva Instructables. Next. Ok, finalmente abbiamo finito questa famosa ultima di alternativa, non sapete tempo che stavamo lavorando sopra. Diciamo, la disponibilità in vendita è il 14 luglio, per cui sono dal 14 luglio in poi sarà disponibile questa scheda, essenzialmente è una combinazione tra una scheda Arduino e lì da un sheet, per cui si possono fare diverse cose dove uno può costruire oggetti molto compatti collegati a internet e poi ha questo connettore là dietro che permette di collegare, di programmare la scheda. Poi magari che facciamo, io ne ho un paio che posso far vedere poi se qualcuno è interessato. E su questo ci sono un po' di questa scheda è la garanzia di montare un nuovo power per internet, vuol dire che noi siamo alimentati la scheda con il cavo di rete. Poi ve la posso spiegare più in dettaglio. Next. L'altra cosa che è successa ultimamente, ogni tanto sono queste cose che ci colpiscono come dei treni, che completamente ci distorcono quello che stanno facendo. A un certo punto Google ha deciso di creare un kit che permettesse alla gente di creare degli accessori per i telefoni Android. È interessante perché hanno deciso di fare un Arduino, hanno preso un Arduino e hanno aggiunto un componente che serviva per parlare con il telefono Android, l'hanno rilasciato come open source hardware chiamandolo di Android Entry Access Development. Io ne ho uno che ho regalato per tutto, è carino, c'è un Android sopra, una scheda dal costo imbarazzante, costa $375 anche perché hanno fatto tutte le scarpe in 7 euro, placcata a oro con le scritte Google in 7 colori diverse, sono tre cose che non si può fare mai. E hanno anche l'Android laserato sopra il processore. Però la cosa interessante è che hanno rilasciato questa cosa, diciamo, come open source hardware, poi noi abbiamo fatto la nostra versione, di cui abbiamo già fatto 2 workshop di sviluppo di accessori per Android, uno a Malmo 2 settimane fa e uno a New York la sera del lunedì. E la cosa interessante di questa cosa secondo me è che rispetto per esempio a Apple, che se tu vuole sviluppare un accessorio per il telefono a Apple, deve comprarsi un chip proprietario a Apple che c'ha dentro una roba criptata, per cui essenzialmente è un metodo per far pagare la licenza, non è in qualche maniera una gavetta per ogni accessorio che produce. Android ha deciso di fare una cosa open e di lasciarla completamente libera, per cui forse è meno raffinato, meno venduto di quello che potrebbe essere un sistema che usa Apple, però è più open, è più aperto.
Wi-Fi Shield, praticamente è un modulo che permette a tutti di collegarsi al Wi-Fi. La cosa interessante che abbiamo fatto qui, secondo me, è che invece di utilizzare un modulo proprietario come fanno insomma, altri, dove tu compri un modulo che c'è sopra il Wi-Fi, lo attacchi, finisce lì. Però in realtà non c'è molto spazio per poter andare dentro a modificare le cose, che non è per niente interessante. Già il fatto che il chip che usiamo nella scheda Ethernet, che è una roba proprietaria, mi interessa poco, perché non c'è poco che si possa fare dentro. Invece qui quello che succede è che questo chipone che si vede qui in mezzo è una versione a 32 bit del processore dell'Arduino, quindi quello che siamo in 32, che è collegato a questo modulino che si vede in basso a destra, che voi dovreste per esempio in un telefono, se avete un telefono spesso in modo wifi e un oggetto di un'antenna corretta, c'è un'antennina minuscola. Per cui l'idea è che il modo in cui il modulo wifi parla con l'Arduino è implementato dentro in questo processore a 32 bit, però il sorgente è disponibile, sarà disponibile. Per cui se uno poi vuole aggiungere dei protocolli o modificare le cose in cui viene gestito il wifi, lo può fare a 32 bit. Per cui l'oggetto shield wifi a 32 bit non è una dove io lo uso per i fatti miei attaccando all'Arduino, oppure posso andare a modificare lo stack software che c'è dentro nella 32 che si programma usando i GCC normali, i compilatori C di Arduino, e posso fargli fare delle cose in più che non erano previste. Questo non è una cosa interessante, forse la scheda adesso questo è un po' più di un po' di secondo me perché da fare. Però questa scheda avrà un micro USB, per cui quando ci saranno degli aggiornamenti software basta attaccare il cavo micro USB con il pulsante e caricare un nuovo film, per cui possiamo aggiornare la scheda. Next. Allora, il 16 settembre 2011, se siamo ancora qui, se siamo mai nella vita, next. Arduino passa al 1.0, per cui essenzialmente la data coincide con l'inizio della Maker Faire, c'è questo solito evento Maker Faire che organizza mai in America, di solito c'è quello di New York, adesso un po'